Seconda e ultima giornata a Salisburgo per il vertice informale dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, che si concluderà come è cominciato, e cioè con la stessa distanza tra chi non vuole prendersi i migranti e chi lotta o fa finta di lottare per dare una mano a Italia e Grecia, tra i paesi più colpiti dall'infinita emergenza e immigrazione. Il capo dell'Eliseo Macron ha detto poco fa che la Francia farà ogni sforzo per arrivare ad una riforma prima delle elezioni europee di maggio del regolamento di Dublino, il quale stabilisce che qualsiasi domanda di asilo debba essere esaminata da un solo Stato membro, quello dove abitano i parenti stretti del richiedente o dove ha già ricevuto un permesso di soggiorno. In seconda battuta è lo Stato di primo ingresso, solitamente Italia e Grecia appunto. Per Roma, precisa il Premier Conte, è importante che ci sia un'ampia partecipazione alla redistribuzione dei migranti con un meccanismo di gestione europeo, con la possibilità di prevedere una contropartita finanziaria dai paesi che non dovessero partecipare attivamente alla redistribuzione. Ma il collega lussemburghese Bettel accusa: vergogna parlare del prezzo di un migrante, non parliamo di tappeti ma di persone. La soluzione del problema migranti è molto semplice, non li facciamo più entrare e chi è qui lo rimandiamo a casa, lo dice il primo ministro ungherese Viktor Orban, capofila dei paesi che non vogliono accogliere. Contro il governo di Budapest, 8 giorni fa il Parlamento europeo, per la prima volta nella storia, ha avviato l'iter che potrebbe portare a sanzioni, ma difficilmente l'epilogo sarà questo, visto che è necessaria l'unanimità e la Polonia ha già detto che voterà no alle sanzioni.